Benvenuti al consueto appuntamento settimanale con TG Salute. In nostra compagnia il direttore del Policlinico San Matteo di Pavia, il dottor Guido Broic. Buongiorno e ben trovato. Quando uh, troviamo il professor Broic, davvero abbiamo sempre tantissime informazioni da chiedergli, ma in modo particolare oggi ci concentreremo sul tema delicatissimo delle vaccinazioni, perché è un problema che sta emergendo a livello di cronaca eh, sempre più sulla validità o meno di farle. Su un programma di vaccinazione che bisogna cercare di capire quando obbligatorio, quando no, quando è consigliato, quando meno, ma soprattutto cercheremo di partire inquadrando da un punto di vista legale le vaccinazioni legandole al diritto alla salute. Sì, la vaccinazione è un atto che la sanità pubblica fa sulla persona e a volte ho visto che c'è un po' questa idea che dice vabbè, ma io posso scegliere, posso non partecipare a questo. O ricordiamo un po' bene quello che dice l'articolo 32 della Costituzione che specifica in effetti che la salute è un diritto e che non si possono sottoporre le persone ad atti medici se non con il loro consenso. Però, attenzione specifica anche, a meno che la legge non lo imponga, perché la salute della persona è un diritto, ma l'igiene pubblica, la difesa dalle epidemie e dalle malattie che hanno un risvolto sociale, è un dovere di tutta la comunità e pertanto è assolutamente legittimo e necessario che lo Stato si attivi, renda disponibile e coinvolga la popolazione in tutto ciò che evita il diffondersi di malattie. Ecco, quindi è fondamentale avere un programma di vaccinazione. Come viene attuato questo programma di vaccinazione? Allora, la vaccinazione è qualcosa che ci riporta fondamentalmente nel secolo scorso, eh, quando nasce come concetto di difesa. Noi abbiamo le prime vaccinazioni obbligatorie prima della seconda guerra mondiale, tra cui la, il vaiolo, che era il primo vaccino scoperto e la difterite nel 39. Si aggiungono poi altre vaccinazioni man mano che vengono scoperte. Forse la più importante, anche come così impatto che tutti si ricordano è la poliomielite, questa terribile malattia che lasciava eh, se non uccideva, lasciava paralitici i bambini o con dei grossi difetti di eh, motilità. E allora poi dopo abbiamo altri come l'epatite B e la pertosse, il tetano. Queste vaccinazioni sono re state rese obbligatorie oggi allo stato attuale, dopo l'eradicazione del vaiolo, che è stato dichiarato estinto, restano la poliomielite, l'epatite B, eh, il tetano e la difterite. Quando, perché, intanto, posso fare una domanda, dottor Broich, Perché eh, molte persone non hanno più fiducia nelle vaccinazioni, non si vaccinano, non vaccinano i propri figli? Ma viene descritto proprio come un fatto naturale che quando la malattia è ben nota e c'è molta paura, facciamo il caso della eh, poliomielite anche, a un certo punto i nostri nonni negli anni 50 o 40, era una malattia ben nota, tutti hanno paura, arriva la vaccinazione, tutti portano i loro bambini, i bambini stanno bene. A un certo punto la malattia non c'è più, non la si vede poco, non dà grandi problemi, non si vedono come una volta che ognuno aveva almeno un bambino con qualche problema eh, nella eh, classe del proprio figlio. Allora arriva il momento della sfiducia. Cominciano a prevalere le informazioni su qualche rarissimo caso di complicanza e la gente comincia a non vaccinarsi più. Poi cosa succede? È una fase della sfiducia, proprio noi lo chiamiamo e lo descriviamo così. Dopodiché, ovviamente, se non c'è protezione, la malattia ricompare, ricompare in modo, si spera non drammatico, però spesso in modo molto visibile, al che si corre ai ripari e c'è la seconda ondata di eh, così, reazione, di vaccinazione. Questo poi, se ben gestito, può portare all'eradicazione del virus, del batterio, di quello che è, della malattia. La cosa che dobbiamo tenere presente è che esistono sostanzialmente due grandi modi di svilupparsi di queste malattie. Di cui uno ci aiuta molto perché se prendiamo il tetano, è un... la gente è nel terreno, è in giro, viene trasmesso direttamente dal terreno alla, alla persona e, come tale, il fatto che io sia vaccinato mh, non danneggia la presenza dell'agente infettivo nel terreno. Ma ci sono altre malattie che si trasmettono solo fra uomini, tipo la difterite tipo la pertosse, tipo il vaiolo, il vaiolo umano si trasmette solo da uomo a uomo. Per cui se io riesco a vaccinare un certo numero di persone che oltre una certa soglia la gente muore, cioè si, si non trova più modo di vivere e si estingue. Quello che è successo col vaiolo umano, avendo una vaccinazione a livello mondiale, molto Positiva. Nel 1980 l'agente del vaiolo, il virus del vaiolo, è stato dichiarato estinto. Pertanto esiste magari in qualche eh, laboratorio come conservato ai fini di, di ricerca, ma a livello umano non è più presente. La poliomielite è stata est dichiarata estinta nell'Europa nel mondo occidentale. Nel 2002 questo ci permette di proteggere la popolazione in grande, in grande stile, però dobbiamo ricordare che questo funziona là dove ci sono certi livelli di vaccinazione, perché quando andiamo sotto questi livelli di protezione di comunità Importare il germe di nuovo può portare gravi problemi. Dobbiamo temere l'arrivo di tanti stranieri nel nostro paese per quanto riguarda malattie che possono essere esportate? Dobbiamo temerlo, io O ci sono faccio... dovuti controlli? Ma io faccio un po' una provocazione: dobbiamo tener... temerlo forse meno per loro quanto per la nostra. Eh, minore attenzione a controllare le epidemie e i fattori che le favoriscono. Quando le malattie infettive dei bambini o anche degli adulti erano molto frequenti ed erano una delle cause di morte primarie, tutti erano molto attenti e la sanità pubblica, la igiene pubblica, l'epidemiologia pubblica era molto attiva. Ricordiamo il medico scolastico, le visite obbligatorie quando c'era la leva, no? Tutti, almeno tutti i maschi passavano una visita. Eh, oggi si è un po' più rilassati, si tende a minimizzare il problema. Spesso e volentieri non si sta attento al problema dell'importazione del germe, ma si dice: no, ma va bene perché non siamo più abituati. Nell'Ottocento, quando arrivava una nave delle Americhe, se c'era un sospetto c'era la quarantena, cos'è la quarantena? Erano i 40 giorni necessari per capire se un germe era lì, perché avrebbe dato sintomi, il periodo di incubazione. Oggi non c'è più niente, abbiamo gli aerei che vanno con grande velocità. Pertanto questa mobilità ha i suoi problemi e soprattutto... Se questo si combina con una diminuzione di attenzione nostra, facciamo un esempio, il vaiolo è estinto, ma la poliomielite no. A livello mondiale, in molti paesi non sviluppati che non hanno un sistema sanitario valido, la poliomielite è oggi presente. Se io ho un tasso di vaccinazione del 95% di poliomielite in Italia, anche se arriva uno dall'esterno, il virus non ha niente da tecchire, non trova il suo punto dove andare. Se io scendo questo, sotto questa percentuale, quando arriva il bambino che ha il virus, ha la possibilità di trovare un bambino che non è vaccinato o che non ha sviluppato l'immunità. In quel caso, io ho rimportato la malattia. Per cui la risposta è sì, soprattutto perché. Siamo meno attenti, dovremmo essere più attenti a livello popolare, a livello generale. Ci sono delle malattie che sono ritornate e sono pericolose rispetto a un tempo? Sicuramente eh, una delle malattie che sta pesantemente tornando, che eh, io mi ricordo quando ho fatto gli studi io, praticamente non, non esisteva, la vedevi nei libri, non, non era possibile vedere o, o negli anni 70. 80 a vedere qualcuno, oggi è la tubercolosi. La tubercolosi sta tornando, i test e c'è una vaccinazione alla tubercolosi. Eh, il eh, problema è chiaramente dovuto alla importazione di persone che non eh, vengono da paesi dove c'è il controllo sufficiente e trovare casi di tubercolosi aperta, cioè infettiva, per via aerea. Eh, non è assolutamente eccezionale. Quando una mh, mamma decide di non fare delle vaccinazioni è pericoloso? Assolutamente sì. Oltre che se si tratta di una delle quattro obbligatorie, è un atto non legale, è un atto contro la legge, e questo purtroppo avviene. Eh, ricordiamo per... quelle, che sono, quelle che sono obbligatorie. Obbligatorio oggi è la difterite la poliomielite, la, eh, il tetano e l'epatite eh, B, che è stata resa obbligatoria nel 91, l'ultima. Fortemente consigliata la pertosse, fortemente poi consigliate sono il morbillo e stanno aumentando, diciamo così, le indicazioni per quelle, quei virus che favoriscono altre malattie poi senza dare direttamente un grande problema, tipo il papillomavirus che sappiamo essere la causa del tumore del collo all'utero e di tanti altri, altri problemi, per cui la nostra possibilità di vaccinare estende questo. Ricordiamo che la vaccinazione non è una cosa strana, la vaccinazione è un modo artificiale per indurre una protezione naturale. Sicuramente curare una malattia con un antibiotico, con un antivirale, è molto più artificiale che vaccinare, che passa attraverso il nostro sistema immunitario naturale. Però se la vaccinazione fa tanta paura, bisogna capire se dobbiamo sfatare delle leggende metropolitane o se ci troviamo di fronte a dei pericoli reali. Facciamo un esempio. Eh, molte mamme, per citare sempre insomma, come esempio le mamme, non si fidano a vaccinare i bambini perché hanno sentito eletto di casi di cronaca dove addirittura ci sono stati dei rischi eh, che il bambino poi possa avere dei problemi di salute, magari avere dei problemi a livello autistico, e tutto potrebbe essere ricollegato alle vaccinazioni. È vero o no? questo? Allora, è per la quasi totalità una leggenda metropolitana. Esistono casi rari, ma stiamo parlando di casi da 1 a 100.000, da 1 su 1 milione, addirittura la percentuale non è chiara perché il legame fra la causa e il risultato eh, è di difficile dimostrazione. Per cui c'è chi vuole trovare questo legame a tutti i costi ed è 1 su 100.000, o chi invece lo vede in modo più conservativo ed è 1 su 1 milione. Bisogna. Però un po' contestualizzare la cosa. Qualsiasi cosa ha un rischio. Quanta gente è morta soffocata da un nocciolo di pesca? Non per questo smettiamo di mangiare le pesche, ma la probabilità è molto più alta. E il fatto di mandare un bambino a scuola o in una comunità comunque dove è esposto a malattie come può essere appunto la pertosse, come può essere il morbillo, è la... Diciamo così la morbilità, diciamo, quello che residua dal morbillo, la mortalità del morbillo naturale è sicuramente molto più alta di quella dei danni da vaccinazione. Allora è un pochettino, bisogna da, da avere il rapporto perché se io non vaccino mio figlio ha una probabilità di incare incontro a dei problemi gravi sicuramente molto superiore di quel bambino che è stato vaccinato. Senza rischio non c'è nulla nella vita. È la prima volta che ci troviamo ad affrontare una uh, così scarsa adesione alla vaccinazione nel corso della storia? Beh, la storia delle vaccinazioni non è molto lunga. La storia delle vaccinazioni comincia con Jenner che lo scopre alla fine del Settecento, ma diventa un fenomeno sociale nel Novecento per cui questa curva di cui parlavamo prima che è la curva dell'inizio della vaccinazione, il periodo prevaccinale dove c'è la malattia allo stato naturale, poi la vaccinazione dove crolla la presenza della malattia e poi il ritorno, così la detta fase di sfiducia nella quale qualcuno cerca di Così scappare dalla vaccinazione perché non vedendo più la malattia dice ma me la cavo, eh, è un fenomeno che vediamo venire fuori un po' dappertutto ed è abbastanza naturale in tutti i paesi. Salvo poi col rinascere della malattia, col ritorno della malattia e la sua visibilità, eh, una ripresa di coscienza della gente e il ritorno delle vaccinazioni e poi la possibile eradicazione del germe se si tratta appunto di un germe che è legato specificamente all'uomo. Certo che se è legato anche ad altri animali non possiamo eradicarlo, però se è legato solo all'uomo, come per esempio il vaiolo umano, dicevo, o come si spera con la poliomielite nel giro di una decina d'anni, questo è un grande risultato. Recentemente abbiamo visto un'esplosione di casi di morbillo, perché? Noi abbiamo avuto purtroppo un brutto risultato in Italia quando abbiamo un picco del 2013 che abbiamo superato la, eh, a livello delle vaccinazioni obbligatorie. Faccio un esempio. Sulla poliomielite eravamo oltre il 95% nel 2013, nel 2014 siamo arrivati al 94, adesso siamo al 93, cioè siamo sotto soglia di rischio. Sul morbillo, dove la vaccinazione non è obbligatoria e dove è più giovane fondamentalmente, il, i valori sono comunque già molti più bassi e comunque c'è stato un crollo di adesioni. Questo crollo di adesioni. È naturale, ha portato a un aumento di malattia. Meno vaccinazioni, aumento di malattia e viceversa. È un equilibrio dal quale non si può sfuggire. Stesso discorso che ha fatto vale anche per il vaccino antifluenzale? Il vaccino antifluenzale è un, po un, è un po' un argomento a sé. Dici molto bene che noi lì abbiamo in realtà un virus che si comporta in modo diverso da molti altri. Quando il morbillo sostanzialmente è quello, la poliomielite è quello, il vaiolo è quello e anche i trattibatteri sono sono quelli, il virus dell'influenza ha una caratteristica, è estremamente mobile. Tutti gli anni ne arriva uno che è di quella famiglia lì, ma è leggermente diverso. Potremmo dire che è della stessa famiglia, ma una volta è alto e basso, c'è cioè capelli biondi, capelli neri, si assomigliano però non sono uguali, per cui il nostro sistema immunitario che è estremamente preciso e prende il punto esatto, fa fatica, non lo riconosce. Il vaccino è la stessa cosa, perché anche il vaccino è estremamente preciso, cioè io se vaccino vaccino contro quel virus, se si muove un pochettino non lo becco più. Per cui noi abbiamo una fortuna, una fortuna geografica, che per ragioni che sarebbe complesso qui ad analizzare, il virus influenzale parte dall'est asiatico, dalla Cina, per cui noi abbiamo generalmente un po' di tempo che lui arriva qua. Questo è il tempo nel quale le ditte sviluppano il vaccino. Sicuramente è necessario per le persone a rischio, non direi tutti, non ha senso, ma per le persone a rischio sì. Ringraziamo il dottor Guido Broic, direttore del Policlinico San Matteo di Pavia, per essere stato con noi, per averci sopportato tutte queste informazioni nel mondo delle vaccinazioni. Ci vediamo la settimana prossima, vi ricordo l'indirizzo Tigi Salute, via Diomi 1-45-20090 a Sago Milano. Grazie a tutti, la settimana prossima.